Signor Belpietro, si dica se c'è un modo per rapportare il costo della politica almeno al costo della vita, ecco. È semplicissimo il modo. Sarebbe sufficiente che quando un parlamentare in sé eletto si applicasse lo stipendio che percepiva prima. Facevi l'impiegato e prendevi 1.000-2.000 euro, ti diamo 1.000-2.000 euro e stai in Parlamento. Rimborsi spese? Sì. Tu prendi un appartamento, ti rimborsiamo l'appartamento che hai preso. Per il cibo? Bene, presenti la nota spese. Cioè come qualsiasi lavoratore, cioè qualsiasi lavoratore, se viene mandato in missione, presenta la nota spese e viene rimborsato dalla propria azienda, giusto? Però Non Maurizio, solo, qualsiasi Maurizio. lavoratore, se viene distaccato e lavora in un'altra azienda, riceve lo stesso stipendio che percepiva prima. Però diciamo, dovrebbe Questa è poter la fare il norma. deputato anche chi Però, non ha ecco. stipendio, se no rimangono senza rappresentanza, ad esempio, i disoccupati. Certo, sì, è giusto. Ma chi non ha stipendio, visto che di solito milita in un partito, bene, se ne faccia carico il partito, visto che riceve il finanziamento pubblico e riceve il rimborso per le campagne elettorali, così avremmo risolto un problema. Giuliano Non Cazzola avremmo su più questo e vitalizi. poi